Arriva un momento nella tua vita in cui crederai che le cose che contano di più sono il potere e i soldi. Ogni essere umano ha la possibilità di scegliere come vivere la propria vita. Dicono che il potere economico è il più grande sulla Terra. Preferiamo avere una casa lussuosa, una macchina costosa e una bottiglia di champagne come amica, invece di un'umile casa, una bella famiglia e un pasto caldo. Con gli amici è più facile prendere in giro un mendicante, invece che lasciargli qualche moneta e un sorriso. È più facile schierarsi dalla parte del più forte e infierire sui più deboli, invece che difenderli. È preferibile indossare abiti eleganti e frequentare locali importanti che indossare ciò che piace e apprezzare un po' di pace. È gradita accanto a noi la presenza di belle ragazze, fatte di pietra più che di carne, piuttosto che intelligenti e che ti apprezzerebbero per quello che sei, non per quello che hai. È più semplice illudere e deludere per ottenere ciò che vogliamo. Ogni essere umano è libero di vivere come vuole, ma ad alcuni verrà imposto. E il mondo ha bisogno di questi. Sono piccoli uomini, ma grandi eroi, che non si preoccupano di apparire, che sono disposti a sacrificarsi per nobili cause. Siamo talmente attaccati alla superficialità e alle cose materiali che non siamo neanche a conoscenza della loro esistenza, quando invece dovremmo prenderne esempio. Io, qualcuno l'ho visto. Ho visto due bambine prendere per mano il proprio padre e accompagnarlo a fare una passeggiata. Il loro padre era cieco. Ho visto una donna soffrire di dolori impensabili, ma trovare sempre il sorriso per i propri figli. Ho visto un padre indebitarsi e umiliarsi per rendere meno dura la vita alla propria famiglia. Ho sentito il padrone di casa suonare il campanello per riscuotere l'affitto e una povera madre sussurrare ai propri figli di fare silenzio e di non aprire, perché non era nessuno. Ho visto una coppia di ragazzi che si amavano alla follia. Poi un giorno lei ebbe un incidente. Ma nonostante le condizioni, lui le continuò a stare vicino, non per compassione, ma per amore. Nonostante lei continuava a supplicarli di andarsene, non capiva che lei era tutto ciò che aveva. E l'unico modo per renderlo felice era rimanere accanto a lei, qualsiasi cosa succedesse. Lui non se ne sarebbe mai andato. Arriva un momento nella vita in cui crederai che le cose che contano di più sono il potere e i soldi. Ma questa è una grande stronzata. Per quanto la vita possa essere dura, apprezza sempre quello che hai e lo sarà di meno.